Ciao da Avsim! La situazione di Cristiano Ronaldo è ancora abbastanza calda, è ancora accesa, nonostante la sua smentita, diciamo così, del 17 di agosto. Anche perché, e io ve l'avevo accennata questa cosa, chi pensava che Georgina e in generale anche Ronaldo avessero attaccato El Chiringuito TV e il loro amico Edu Aguirre per quella rivelazione legata al fatto che Ancelotti rivuole Ronaldo al Real Madrid pensava male e ne abbiamo avuto la conferma ieri, perché non solo Georgina aveva già commentato con una bella risata al post su Instagram del Chiringuito TV che riprendeva la smentita di Ancelotti su Twitter: non ho mai cercato di ingaggiare Cristiano Ronaldo. Ma la stessa Georgina, sempre sotto un altro post Instagram del Chiringuito TV, il post che richiamava alla dignità, alla bravura, all'abnegazione dei giornalisti della redazione del Chiringuito TV, un po' nell'occhio del ciclone, proprio per il fatto di aver tirato fuori magari una fake news, ha scritto Georgina: soprattutto è molto bravo Edu Aguirre, a cui vogliamo tanto bene. Quindi non esiste, Ronaldo non ce l'aveva con Edu Aguirre quando ha detto che è arrivata questa voce dalla Spagna che è destituita di fondamento e che è offensiva per lui come uomo, come calciatore, ma anche per i club coinvolti. Non ce l'aveva con lui. Anche perché se Edu Aguirre va a parlare, questo ripeto, lo avevamo sottolineato, è perché qualcuno gli ha detto determinate cose e probabilmente quel qualcuno è proprio Cristiano Ronaldo. Georgina ride alla smentita di Ancelotti perché probabilmente lei sa che Ancelotti le telefonate o i contatti comunque li ha avuti, li ha fatti verso Cristiano Ronaldo per chiedergli di tornare al Real Madrid, e allora con un Ronaldo che non dice resto alla Juventus e nonostante un Lapo Elkan che su Twitter scrive: Ronaldo è un giocatore della Juventus, è tutto sport che capisce. Ronaldo resta alla Juve, lo mette in prima pagina. In realtà, Lapo Elkan ha detto un'altra cosa: ha detto in questo momento Ronaldo è un giocatore della Juventus, che è ben diverso. Manca qualche altro giorno, alla fine del mercato può cambiare tutto. Appunto, è una situazione in cui può ancora cambiare tutto. Qui, però, con voi vorrei ragionare non tanto delle ipotesi di mercato, perché queste sono, cioè. Ronaldo forse vuole tornare al Real Madrid, forse voleva andare al Paris Saint-Germain, forse voleva andare di qua, di là, non vuole stare alla Juve, non vuole restare alla Juve, è palese. Lo abbiamo visto anche che nei post recenti sugli allenamenti tante foto di Ronaldo neanche ci sono, anzi non ce n'è alcuna, e questo è anche un po' un segnale. Quindi parliamo invece della eventuale utilità dell'addio di Ronaldo alla Juventus. Vi ho già parlato del discorso delle liste, dicendovi la Juve per la Champions League ha tre esuberi, cioè ha tre giocatori che non possono entrare nella lista UEFA numericamente, se non verranno fatte delle eccezioni. Ecco, uno di questi dovrebbe uscire dall'attacco. Se Ronaldo alla fine dovesse andare via, non sarebbe sostituito da un altro giocatore, perché quell'altro giocatore poi rischierebbe di andare fuori dalla lista UEFA e di conseguenza ci risolverebbe anche questo piccolo problema. Ma dobbiamo guardare un pochino ai numeri, perché è Cristiano Ronaldo, è comunque Cristiano Ronaldo, è uno dei giocatori più forti della storia. Per alcuni periodi è stato proprio più forte al mondo, è seguitissimo. Di conseguenza ci ha fatto fare anche un bel balzo in avanti dal punto di vista del valore commerciale, del valore finanziario, del brand, della conoscenza di Juventus nel mondo, dei ricavi, degli sponsor, tutto meraviglioso. Però un po' la pandemia di mezzo, un po' il fatto che Ronaldo non è stato accompagnato da una progettualità. Non è che sia stata un'operazione solo positiva, quella dell'acquisto di Cristiano Ronaldo. Un Ronaldo che pesa 80 milioni all'anno a bilancio per la Juve tra costo d'ammortamento del cartellino, 25 milioni circa, e stipendio lordo oltre 50 milioni, di cui 31 netti. Una situazione pesante che nessun club può ancora può più sostenere, dopo la pandemia soprattutto, men che meno la Juventus, che secondo me un po' sta anche sperando che Ronaldo se ne vada, proprio per liberare questo discorso. Però dicevo, guardando ai numeri, può essere sembrata o può essere stata sotto molti aspetti un'operazione positiva, però liberarsi di Ronaldo non sarebbe un dramma, secondo me, e secondo i numeri che vi vado a mostrare. Nel senso che noi abbiamo la percezione che in queste 3 stagioni Cristiano Ronaldo sia stato preponderante, sia stato decisivo, sia stato determinante, sia stato imprescindibile. Che senza di lui, che in 3 anni ha fatto più di 100 gol, la Juve non avrebbe ottenuto i risultati che ha ottenuto. Che però sono stati inferiori rispetto ai 3 anni precedenti, volendone guardare solo 3. Perché è chiaro che se poi vado a guardarne 4 o 5, o 6 o 7, è ovvio che abbiamo vinto di più prima. Ma andando a guardare i 3 anni precedenti, proprio come un ciclo triennale, e poi adesso ci affacciamo alla quarta stagione,
c'è una bella differenza sia in termini di trofei, sia in termini di vittorie, sia in termini di gol, soprattutto in termini di gol fatti, perché vorrei parlare proprio dell'apporto di finalizzazione di Cristiano Ronaldo, ma anche in termini di gol a partita. C'è un solo dato positivo a favore del triennio Cristiano Ronaldo rispetto al triennio precedente senza di lui, e lo vediamo tra poco. Perché soprattutto l'apporto di gol? Perché adesso si sta dicendo, ma se va via Ronaldo chi segna? Chi li fa quei 30-35 gol stagionali? Ecco, andiamo a vedere chi faceva quei gol, o magari anche di più, nelle stagioni senza Ronaldo. E allora guardiamo i numeri. Gol fatti, guardiamo i gol fatti. Nella stagione 2021, quindi la terza del triennio con Ronaldo, la Juve ha segnato 77 gol in Serie A, 18 in Champions League, 11 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, per un totale di 108. Su un numero di partite di 52, e di conseguenza la media gol è stata di 2,1 a partita. Nell'anno con Sarri, 19-20, la Juventus ha segnato 76 gol in Serie A, 14 in Champions League, 8 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana, per un totale di 99, sempre su 52 partite, quindi la media gol è stata più bassa di 1,9. Nell'anno precedente, l'ultimo di Allegri e il primo di Cristiano Ronaldo, la Juve ha segnato solo 70 gol in Serie A, 14 in Champions League, 2 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana, tra l'altro segnato proprio da Ronaldo su assist di Pjanic, e la vincemmo contro il Milan, per un totale di 87 gol su un totale di 51 partite, quindi con una media di 1,7 gol a partita. Andando al triennio precedente, nell'ultima stagione senza Ronaldo, la Juve 17-18 ha segnato 86 gol in campionato, 14 in Champions League, 12 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa Italiana, per un totale di 114, che diviso le 54 partite stagionali fa una media gol di nuovo di 2,1. Per quanto riguarda invece la stagione 16-17 terminata a Cardiff, dove giocammo il maggior numero possibile di partite per una squadra italiana ad oggi, cioè 57, facemmo 77 gol in campionato, 22 in Champions League, 12 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana, per un totale di 112, che appunto diviso 57 fa una media gol di esattamente o poco meno 2 gol a partita. Chiudiamo con il primo anno del triennio senza Ronaldo, andando a ritroso, stagione 15-16, 75 gol in campionato, 10 in Champions, 9 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, per un totale di 96, diviso 52 partite totali quella stagione, fa 1,8. Quindi, come potete vedere, la media gol con Ronaldo, la media gol, cioè i gol totali di ogni stagione, diviso 3, perché sono 3 stagioni, è 98. La media gol senza Ronaldo è 107, quindi c'è una differenza di più 9. Poi dopo facciamo un ragionamento sulle differenze, poi dopo ci arriviamo. Invece la media gol, cioè la media gol a partita in media sulle 3 stagioni, con Ronaldo è 1,9, senza Ronaldo è 2. Cambia poco, ma c'è una differenza a favore dei 3 anni senza Ronaldo. L'unico dato positivo, vi dicevo, invece sono la media gol in Champions League, perché tra l'altro con Ronaldo in Champions League in 3 anni abbiamo fatto 26 partite, senza Ronaldo 31. Vabbè che una volta siamo andati in finale, però abbiamo giocato più partite in Champions senza Ronaldo, e questo pure è un dato a favore del triennio senza Ronaldo, cioè del fatto che la Juve non ha bisogno di Cristiano Ronaldo per affrontare la Champions League, o non ha bisogno di Cristiano Ronaldo da solo. Cioè non accompagnato da una progettualità di livello. 31 partite senza, 26 con. Quindi non solo con Ronaldo si segna meno o comunque non si segna di più, ma andiamo anche peggio nel percorso in Champions. Va detto però che appunto sia nei 3 anni con Ronaldo che nei 3 anni senza, il totale di gol in Champions League della Juve è stato 46, e qui veniamo all'unico dato pro Ronaldo, diciamo così, perché ovviamente 46 gol diviso 26 fa una cifra, 46 diviso 31 fa un'altra cifra. Nello specifico, la media gol a partita in Champions League con Cristiano Ronaldo della Juve è 1,8, senza Cristiano Ronaldo 1,5. Ultimo dato, i trofei, ma questo lo sapevate già, e cioè senza Ronaldo la Juve in 3 anni ha vinto 7 trofei, che sono stati 3 scudetti, 3 Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, con Ronaldo 5 trofei, 2 scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiane. E senza Ronaldo siamo usciti una volta agli ottavi, una volta ai quarti e una volta abbiamo perso in finale proprio contro di lui. Quindi qual è la fine di questo ragionamento?
Che stiamo bene senza Ronaldo? Che se Ronaldo se ne va non ne accusiamo il colpo? No, non è esattamente così. Ma non c'è bisogno che senza Ronaldo la Juve avesse chissà quale scarto positivo. Cioè qualcuno mi potrà dire, ma che differenza c'è tra 1,9 gol a partita e 2 gol a partita? Non la percepisce nessuno. Anche 9 gol in media a stagione in più per il triennio senza Ronaldo, 107 rispetto al 98 del triennio con Ronaldo, non è una grande differenza. Il punto è che se veramente Ronaldo fosse stato così determinante, così imprescindibile nel triennio che c'è stato, noi avremmo assistito, assisteremmo per quanto riguarda questi dati, a dei numeri molto superiori del triennio di Ronaldo rispetto al triennio senza. Cioè il punto non è quanto abbiamo segnato di più o se abbiamo segnato di più senza Ronaldo. Il punto è che con Ronaldo non segniamo di più, con Ronaldo non abbiamo vinto più trofei, con Ronaldo non abbiamo fatto più partite in Champions League. Questo è il punto. Significa che c'è stata una regressione, ma ce ne siamo accorti. Appena è arrivato Ronaldo non siamo più andati in finale di Coppa Italia il primo anno. Il secondo anno abbiamo vinto un solo trofeo. Vabbè che abbiamo perso due finali, una Supercoppa Italia e una Coppa Italia, però abbiamo vinto un solo trofeo. Il terzo anno non abbiamo più vinto lo scudetto, cioè è sempre mancato qualcosa e siamo usciti due volte di fila agli ottavi. Ci sarà un motivo, cioè bisognerà anche tener conto di questo. Ora, non sarà colpa di Ronaldo, non dico che è colpa di Ronaldo. Dico che lucidamente, al di là del bene e del male, senza parteggiare, senza essere necessariamente protesi per una soluzione, cioè aprendo la mente, dobbiamo renderci conto del fatto che se Ronaldo va via non è un dramma. Ripeto, l'ho detto prima, non è un dramma, perché la Juve prima di Ronaldo, che era anche più debole mentalmente perché non aveva mai sperimentato la sicurezza di avere Cristiano Ronaldo in campo, era capace di segnare. E molti dei giocatori della stagione 17-18, tutto sommato, ci sono ancora. Ecco, non c'è più Pjanic, il centrocampo è cambiato, però per esempio Bentancur, che segna pochissimo per carità, già c'era però come sviluppo, come costruzione del gioco. Cuadrado c'era, Alexandro c'era, i difensori c'erano, Dybala c'era, Morata vabbè se n'era andato, però più o meno, ecco, un'ossatura la possiamo anche rintracciare di una squadra che già senza Ronaldo è riuscita a segnare 114 gol in una stagione senza neanche arrivare in finale di Champions. Quindi io non dispererei se Ronaldo andasse via dal punto di vista dei gol fatti. Un modo per segnarli li troviamo, anche perché, ecco, non abbiamo più la squadra dell'epoca, ma abbiamo Chiesa, cioè Chiesa segna e fa segnare, abbiamo Kulusevski che segna e fa segnare, abbiamo Morata che è un finalizzatore, Dybala da riscoprire, abbiamo McKennie se resta che ha tanti gol nelle gambe, Ramsey se resta e riesce a giocare che ha tanti gol nelle gambe, magari Bernardeschi sorprenderà da questo punto di vista, Rabiot può andare in doppia cifra di gol come ha detto Allegri. Non abbiamo bisogno di Cristiano Ronaldo per fare 90-100 gol stagionali, di cui quasi 80 in Serie A, che Allegri ha detto che è la quota che dobbiamo riuscire a fare, cioè circa 2 gol a partita. Non c'è bisogno di lui. Quindi se dovesse andare via, la Juve non necessariamente sarebbe depotenziata. C'è anche Caio Jorge, che non sappiamo quanto segnerà, ma qualcosa farà. Questo per dire che, aprendo la mente, lasciando stare il discorso che Ronaldo è per forza un'operazione positiva, perché altrimenti si deve criticare Agnelli, non sia mai, Agnelli è una divinità incontestabile, lasciando stare questo, serenamente, aprendo la mente, Cristiano Ronaldo può anche andare via dalla Juve perché non sarebbe un dramma. Grazie per la vostra attenzione, naturalmente nei commenti dite se siete d'accordo, magari secondo voi andare rinunciare a Cristiano Ronaldo sarebbe un dramma e quei gol li perderemmo, la vostra opinione esprimetela liberamente nel rispetto delle opinioni degli altri e mettete like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi per tanti vantaggi speciali, tra cui le chat riservate sul mio server Discord, link in descrizione. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!